Franco Catterino, mercoledì 27 settembre, scongiuri facendo, si dovrebbe iniziare con l'asta al mercato ittico dopo il fermo biologico che da metà agosto praticamente ha segnato la fine dell'attività qui sul piazzale dei pescatori a Termoli, ma con delle grandi novità. Sì, certo, quest'anno, anzi dopo il fermo biologico, abbiamo fatto un'innovazione al mercato ittico. Insieme all'amministrazione si è deciso di cambiare, che era ormai obsoleto, ormai i tempi sono cambiati, abbiamo tutto ciò telematico e abbiamo inserito anche qui, l'amministrazione ha deciso di fare questo mercato uno anche dei modelli della costa adriatica insieme ad altri mercati, cioè abbiamo preso dei fondi che effettivamente ci servivano per migliorare il nostro sistema di vendita, quindi abbiamo inserito il sistema vendita online e quindi è il sistema nuovo di acquisizione del prodotto qui in Molisano, quindi abbiamo un sistema nuovo in tutto, cioè software e hardware, è stato inserito il nuovo sistema di telecomandi, non abbiamo più i radiofrequenza, abbiamo dei telefonini wifi che poi c'è un'app su dove possono loro acquistare il prodotto e sapere poi quanto hanno speso e anche la bolla elettronica, quindi c'è un sistema innovativo ed è anche più diciamo attuale ai tempi di oggi. Quali altre modifiche ci sono state? Vediamo un nastro trasportatore differente, fabbricatore di ghiaccio e monitor. E i monitor, sì, noi abbiamo fatto in questo sistema, in questi soldi che il governo ci ha dato con un bando, dei comuni che avevano il mercato ittico in gestione e quindi loro hanno deciso di inserire anche sia il nastro trasportatore, uso alimenti, che effettivamente è uno del tecnologicamente più affidabile anche a livello di pulizia, quindi nelle normative igienico-sanitarie. Sono state inserite due ghiacciaie, cioè in poche parole due fabbriche di ghiaccio, che nel momento in cui viene acquistato il prodotto abbiamo fatto questa miglioria di dare il ghiaccio sul prodotto una volta acquistato, quindi i commercianti sono anche più soddisfatti di poter avere un prodotto che a sua volta è già pronto per essere poi ripartito per le varie cittadine e regioni. E poi vediamo i monitor. Poi abbiamo i monitor. I monitor, come voi vedete qui alle mie spalle, sono dei monitor sempre in 4K, sono dei grandi televisori, ecco. Però questi ci fanno sì che il prodotto possa essere visto in maniera sia con una telecamera sul prodotto e possono anche vederlo. E questo è anche comodo per chi acquista online. Quindi può vedere il prodotto, si accredita e può acquistarlo. Quindi questo è un sistema anche molto più veloce per chi non riesce ad arrivare sul posto e quindi abbiamo il monitor che è d'inizio, che è quello che ti dà, come vedete, c'è il produttore, il prodotto, il peso e tutto ciò che viene riferito con questi nuovi sistemi di acquisizione, con un telecomando viene acquistato in tempo reale. Quindi la possibilità di partecipare all'asta online, diciamo che è proprio la grande novità di questo sistema. Sì. Questo sì, solo che dobbiamo un po' metterci concorrenza anche con altri e sentire effettivamente il bisogno di vendere anche con online. Questo è anche dalla flotta peschereccia che si accosta, se uno vuole venire a acquistare prima oppure vuole acquistare durante, si può anche... Chi può partecipare all'asta online? I grandi rivenditori, i commercianti di grossa taglia, che posso dire coloro che hanno grandi ditte, possono acquistare accreditandosi e quindi... Anche da fuori regione? Sì, anche da fuori regione, perché ormai online è tutto.